con il nostro esperto che comunque nel Nel caso senso che in cui spero di non avere riuscissimo in tempo, come al attivato solito, a in modo rispondere durante quel adeguato tempo a il tutte le vostre microfono. domande, Ecco, come oggi sì, sapete, perché oggi appunto ormai è parliamo diventata quasi di una consuetudine riciclaggio, all'interno della evasione comunità fiscale Integrità, di cui vi e mandiamo il corruzione. link E adesso in della chat per possibilità coloro i quali di non fossero ancora gestire questi tre iscritti. reati in modo, Risponderemo più avanti, cioè ci sono sempre dei blog che integrato. vengono attivati Allora, all'interno questo perché? della comunità, l'ultimo con i Perché miei in assistenti realtà che appunto ha tenuto il webinar evasione lunedì fiscale, scorso, riciclaggio e ci sono corruzione sempre sono, dei blog diciamo, che sviluppano fenomeni criminali che sono le fra di loro risposte alle domande fortemente che non sono connessi. state, Poi, diciamo, in cui non è stata data una la risposta prevenzione della online durante il corruzione webinar. viene Io poi vi gestita invito a comunicarci, come vi diceva già Ciccarelli, dal responsabile della quando ci sono prevenzione più persone davanti a con una le stessa misure che, postazione, diciamo, quindi sono quando avete state costituito definite delle dalla mini legge aule o contro quando mafia. di fronte Tuttavia, alla persona direttamente collegata ci sono, salta la persona, ci un sono altri colleghi che recente decreto seguono. del Questo porta a Ministro capire degli anche Interni del l'impatto diretto 25 degli eventi settembre del che 2015, organizziamo, che e parla ricordo a di quelli che dicono contrasto sintente al malissimo riciclaggio da che parte dei comuni, e lo vedremo. utilizzare Ipotizza che il soggetto interno cioè al l'espediente di comune entrare e che uscire di può nuovo dall'aula per magari rilevare, prendere in carico, migliorare qualsiasi situazione a il rischio di collegamento, perché riciclaggio, spesso quando sentite male, il mentre gli altri gestore di sentono, è queste un problema situazioni di rischio possa della essere sempre vostra il singola responsabile amministrazione, della quindi provate a corruzione. entrare e uscire. Allora, Ecco, lascerei parlando subito di la parola ad riciclaggio, Andrea proprio per non vorrei togliergli più ricordarvi, tempo, visto e che vi saluto e vi venerdì auguro un buon scorso, come ascolto. tutti sapete, c'è stato, insomma, un orribile attacco terroristico a Parigi, che è necessario il più possibile contrastare il riciclaggio, perché attraverso il riciclaggio spesso viene finanziato il terrorismo. Quindi stiamo ovviamente parlando di, cioè, stiamo affrontando una tematica assolutamente seria, e anche da parte mia c'è un po' il timore di banalizzare oppure non riuscire a spiegare bene che cosa si potrebbe fare e come potrebbe essere fatto. Ecco, il responsabile della prevenzione nella pubblica amministrazione quindi ha delle responsabilità dirette rispetto alla prevenzione della corruzione, potrebbe avere un ruolo nel contrasto al riciclaggio. Chiaramente, per quanto riguarda il contrasto all'evasione fiscale, invece, la normativa non definisce dei modelli organizzativi preferenziali. Non tutta la pubblica amministrazione, in particolare i comuni, possono compartecipare all'attività di contrasto all'evasione fiscale, segnalando all'Agenzia delle Entrate possibili casi di evasione. Ad ogni modo, anche se appunto persistono delle differenze fra evasione fiscale, riciclaggio e corruzione, tuttavia questi tre, chiamiamoli fenomeni criminali, sono strettamente connessi. Allora, innanzitutto, noi parliamo di corruzione, ma esiste una corruzione attiva, quindi esiste qualcuno che offre, un privato che offre denaro e utilità a un pubblico ufficiale, ed esiste una corruzione passiva, quindi esiste qualcuno che riceve questo denaro e questa utilità. Come vedete nelle slide, nel caso in cui l'utilità sia rappresentata da risorse finanziarie, denaro, è chiaro che la corruzione necessita di canali di riciclaggio, perché chi riceve la tangente, banalizziamola così, chi riceve la bustarella deve poi in qualche modo poter utilizzare questi soldi. E quindi
la corruzione aumenta il rischio di riciclaggio. Anche l'evasione fiscale aumenta, diciamo, forza i fenomeni di riciclaggio, perché chi occulta, quindi le imprese, le aziende, i privati che occultano delle risorse, dei guadagni, poi in qualche modo devono reinvestirli. E quindi devono mettere in atto attività di riciclaggio o autoriciclaggio. Quindi possono loro soli utilizzare fondamentalmente questi fondi neri per acquisire dei beni, oppure affidarsi a soggetti terzi il compito di reinvestire queste risorse che sono state occultate per non pagare le tasse. Ovviamente il riciclaggio può passare attraverso l'acquisto di beni, l'acquisto di attività, oppure operazioni finanziarie, oppure il riciclaggio si può fare anche attraverso la corruzione, quindi fondi neri, diciamo, risorse che vengono occultate, vengono investite nella corruzione. Quindi, diciamo, si vede chiaramente come questi tre fenomeni siano fortemente connessi. Io qui ho semplificato, come dire, la direzione delle frecce e le possibili connessioni. Ma c'è un altro motivo per cui è importante cercare di gestire in modo integrato e evasione, riciclaggio e corruzione. E il motivo è questo: la corruzione e il riciclaggio attirano le mafie, nel senso che le mafie sono, come vedete a sinistra delle slide, le mafie utilizzano la corruzione e utilizzano il riciclaggio per fare i propri affari, ma le mafie sono anche delle fornitrici di servizi di riciclaggio e servizi legati a quello che potremmo chiamare il mercato della corruzione. Alberto Vannucci dell'Università di Pisa ha parlato appunto di governance mafiosa della corruzione, nel senso che le mafie fungono da soggetti regolazioni di quelle transazioni illegali che avvengono all'interno del mercato della corruzione. Inoltre, le mafie sono diciamo, soggetti attivi nel riciclaggio, nel senso che attraverso l'attività di riciclaggio le mafie reinvestono i proventi che arrivano dalle loro attività criminali. Ma, e questo è il fenomeno più preoccupante, le mafie offrono dei servizi di riciclaggio anche per conto terzi. Si è visto come l'offerta di servizi di riciclaggio sia uno dei canali di infiltrazione mafiosa nelle imprese. Per esempio, l'infiltrazione mafiosa in Veneto sembrerebbe dovuta, cioè è avvenuta perché c'era molta evasione fiscale, ma c'è molta evasione fiscale anche in Lombardia, Piemonte, anche in altre regioni italiane, e quindi c'era una forte richiesta e una forte ne ne necessità di avere soggetti che garantissero la possibilità di reinvestire, di riciclare in modo efficiente. Quindi, specialmente nel nord Italia, spesso non si può parlare di infiltrazione mafiosa, ma di richiesta di servizi di riciclaggio,
recupero crediti, di prestiti di denaro che arrivano dal tessuto imprenditoriale e che sono dirette verso soggetti legati alle mafie. Quindi, se vogliamo un attimo tornare indietro, io direi che è un grande bordello, nel senso, possiamo veramente dire che questi tre reati, oltre ad essere fortemente connessi, hanno poi un impatto sulla legalità di un territorio notevole. Allora, quello che ci dobbiamo chiedere è qual è il modo più efficace, il modo più corretto, come possiamo cercare di fare in modo che la pubblica amministrazione possa avere un ruolo attivo nella prevenzione di questi reati. Allora, io oggi vi parlerò per quanto riguarda la prevenzione della corruzione, si è detto tanto, anche in webinar precedenti che non ho tenuto io. Sappiamo tutti quali sono le difficoltà della legge 190, c'è il nuovo piano nazionale anticorruzione, l'aggiornamento 2016, che cerca di rendere, di dare dei suggerimenti per rendere più efficiente la lotta alla corruzione. Quindi su questo non ci soffermeremo molto. Invece, per quanto riguarda l'evasione fiscale e il riciclaggio, vi racconterò di due esperienze fatte, una dal Comune di Corsico e l'altra dal Comune di Milano. Entrambe esperienze lombarde, perché io vivendo in Lombardia, diciamo, ho trovato queste esperienze positive, ho trovato la disponibilità da parte dei comuni a raccontarvi un attimo quello che era stato fatto e quindi mi piacerebbe parlarvene anche se magari esistono sul territorio nazionale anche altri esempi di buone pratiche. Entrambe queste esperienze, quella del Comune di Milano e quella del Comune di Corsico, hanno questa particolarità. In entrambi i casi, l'individuazione di casi sospetti di evasione fiscale o di riciclaggio si basa sull'analisi e sull'incrocio massivo dei dati, cioè vengono incrociate, cioè diciamo, la strategia è quella di individuare delle banche dati che sono disponibili all'interno dell'amministrazione o che sono, diciamo, oppure banche dati esterne. Questi dati vengono comparati, incrociati alla ricerca di anomalie. Quindi si parte dai dati per individuare delle situazioni di rischio. È come poi vedremo, una strategia abbastanza diversa rispetto a quella che viene attualmente adottata per la prevenzione della corruzione. Ma procediamo con ordine, altrimenti mi perdo e non arrivo mai alla fine. Allora, l'attività di contrasto al riciclaggio, all'evasione fiscale e alla corruzione sono, diciamo, sono regolate da una serie di norme, cioè la pubblica amministrazione, in certi casi in particolare i comuni, possono occuparsi, diciamo, di questi fenomeni criminali in virtù di una serie di norme. Il decreto legislativo 231-2007 inserisce gli uffici della pubblica amministrazione tra i destinatari della normativa antiriciclaggio. Il decreto legge 78-2010 all'articolo 18 consente la compartecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario contributivo fiscale. E infine lo sappiamo, la legge 190-2012 dà alla pubblica amministrazione un ruolo cioè, centrale nella prevenzione della corruzione.
Ruolo che sappiamo, per quanto difficile da giocare in modo efficiente, è, come dire, è un ruolo sicuramente centrale. Deve essere la pubblica amministrazione in primo luogo a prevenire casi di corruzione. Allora, per quanto riguarda appunto l'evasione fiscale, vi parlerò del Comune di Corsico. Nel Comune di Corsico, diciamo, ecco qua. Allora, scusatemi. Ma io, ok. Allora, le attività che un comune può fare, quindi gli accertamenti che un comune può fare per compartecipare, quindi per partecipare all'attività di contrasto all'evasione fiscale, sono in questi quattro ambiti: commercio e professione, urbanistica, territorio, proprietà e edilizie, residenze fittizie all'estero, disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva. Cosa possono fare i comuni? Mi scuso per chi non opera all'interno dei comuni, però è importante, secondo me, partire parlando dell'evasione fiscale. Possono, nel caso in cui individuino un caso di possibile evasione fiscale, inviare una segnalazione qualificata all'Agenzia delle Entrate. Quindi l'attività dei comuni è un'attività in un certo senso di monitoraggio prevenzione. I comuni non sono tenuti a perseguire l'evasore. Quando non si tratti di evasione a tributi locali. Però i comuni, se individuano la possibilità che ci sia stata invece una evasione, quindi che qualcuno possa non avere pagato le tasse, possono inviare una segnalazione qualificata all'Agenzia delle Entrate, che la prende in carico, fa delle verifiche e poi procede con, voglio dire, perché è l'Agenzia delle Entrate che può farlo, alla contestazione e al recupero delle somme evase. Allora, in pratica il Comune di Corsico, grazie all'impegno di un funzionario dell'Ufficio Tributi, Gian Domenico Casarini, ha sviluppato un approccio legato all'incrocio dei dati. Perché? Perché la domanda che si sono posti a Corsico è questa: se noi dobbiamo fare dei controlli per individuare casi di possibile evasione fiscale, come facciamo a programmare i controlli? Controlliamo a campione, controlliamo a caso, andiamo in ordine alfabetico. Chiaramente, non essendo possibile controllare tutti i cittadini residenti nel comune, loro avevano bisogno di avere dei criteri per individuare, senza un eccessivo dispendio di risorse umane, i casi più a rischio. E quindi hanno avuto questa idea, accedere, cioè unificare tutte le banche dati del comune, considerare tutte le banche dati al quale il comune può avere accesso per fare l'attività di contrasto all'evasione fiscale, e poi hanno cominciato a incrociare questi dati in modo massivo, quindi non uno a uno, ma attraverso un semplice database, per individuare quei casi in cui, adesso poi vedremo alcuni esempi, l'incrocio dei dati dava dei risultati anomali. Quindi l'incrocio dei dati diventa un modo per individuare dei casi anomali critici rispetto ai quali sui quali concentrare l'attività di controllo e prevenzione. Allora, quali sono le banche dati a cui hanno accesso i
comuni. Intanto hanno informazioni all'anagrafe tributaria presente in Seattle, cioè possono accedere al portale dell'Agenzia delle Entrate e vedere la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche. Non tutta, ma diciamo i dati più rilevanti. E in più i comuni hanno accesso alle informazioni relative agli atti di locazione di immobili registrati, la situazione che il comune ha sul suo territorio degli immobili. I cittadini di quel comune possono affittare il proprio immobile, però chiaramente la tassa di registro per il contratto di locazione diciamo, è una tassa che non viene versata direttamente al comune, però il comune può avere accesso a questi dati. Poi, i comuni hanno anche accesso a tutte le informazioni relative ai contratti di somministrazione di gas ed energia elettrica, nonché ai richiesti, diciamo, ai bonifici bancari riferiti a ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica. Questi dati da soli vogliono dire poco. Diventano utili se vengono incrociati con le banche dati che il comune invece ha al suo interno e che spesso non vengono unificate. Ovviamente all'interno di un comune esistono banche dati, quindi dati e informazioni legate all'ufficio tributi, quindi TARSU, TARI, IMU, TOSAP, legate all'ufficio commercio, la polizia locale ha una banca dati dei verbali e poi quasi numerosi uffici di un ente locale, dall'edilizia privata all'urbanistica, alla scuola e ai servizi sociali, hanno delle informazioni, dei dati relative che possono essere indicative della situazione patrimoniale o delle attività esercitate dai cittadini. Incrociando questi dati, quali sono, per esempio, qui sono due casi di anomalie che il comune di Corsico ha riscontrato. Per esempio, incrociando i dati, il comune ha scoperto che c'erano degli immobili che ai fini del versamento dei tributi locali risultavano sfitti e invece per i quali erano attivate delle utenze di luce e gas con consumi quotidiani e continuativi. Allora, diciamo che dal punto di vista del comune, per il comune non era anomalo che quegli appartamenti fossero sfitti, venivano dichiarati sfitti e poi il proprietario pagava regolarmente i tributi locali su quegli immobili sfitti. L'anomalia è emersa quando è stato fatto l'incrocio dei dati. Se l'immobile è sfitto e ci sono dei consumi di gas e di luce giornalieri notevoli, vuol dire che qualcuno sta vivendo in quell'appartamento con un affitto in nero. A questo punto sono partite le verifiche puntuali su quegli immobili e su quei proprietari ed è stata fatta la segnalazione all'Agenzia delle Entrate. Un altro fatto che appunto, altri casi che il Comune di Corsico ha scoperto solo facendo l'incrocio dei dati sono casi come questi. C'erano degli esercenti, quindi dei negozianti che pagavano regolarmente l'imposta, quindi la tassa per l'insegna esposta fuori dal loro locale, quindi pagavano i tributi per l'affissione della targa fuori dal proprio locale, ma che erano degli evasori totali, non avevano mai presentato la dichiarazione dei redditi. Probabilmente queste persone pagavano
l'imposta per la loro insegna, perché per evitare che il comune poi, facendo dei controlli, desse una sanzione. Ma mai avrebbero pensato che il comune di Corsico potesse scoprire che non avevano mai fatto la dichiarazione dei redditi. Incrociando i due dati, invece questa situazione è emersa. Tra l'altro, in questo caso non c'era, come dire, non c'era stata una evasione dei tributi locali da parte dei negozianti. Questa era proprio l'evasione dei tributi diciamo, delle imposte da versare a livello nazionale. Qualcuno prima chiedeva in chat, giustamente, ma dobbiamo anche controllare le dichiarazioni dei redditi dei cittadini. Vorrei dire una cosa, che la compartecipazione al contrasto all'evasione fiscale non è obbligatoria per la legge, è un'opzione. I comuni possono supportare l'Agenzia delle Entrate nel contrasto all'evasione fiscale. E in cambio, per il triennio 2015-2017, possono ricevere il 100% delle quote, quindi delle risorse recuperate a seguito della segnalazione. Quindi, diciamo, è una scelta che può essere fatta dall'amministrazione, non è obbligatoria se le segnalazioni sono molte e sono qualificate. Diciamo che ci può essere anche un ritorno economico. Chiaramente questo tipo di attività richiede, quindi, per fare un incrocio massivo dei dati è necessario avere una certa disponibilità di risorse umane. Darsi una organizzazione all'interno dell'ufficio e fare un lavoro sulle banche dati, quindi non è un'attività immediata. L'esperienza è interessante perché il comune, anziché andare a fare controlli a tappeto che sarebbero stati onerosi, è partito dal presupposto che l'evasione fiscale lascia delle tracce nei dati. Quindi, per quanto l'evasore possa occultare, quindi cercare di nascondere il fatto che non sta pagando dei tributi, però in qualche modo poi deve, nel senso, deve poi utilizzare le proprie risorse finanziarie. E quindi, incrociando i vari dati, emergono le situazioni di anomalia. Questo tipo di approccio vale anche per l'autoriciclaggio e per il riciclaggio. Allora, per quanto riguarda il riciclaggio, invece qui c'è un obbligo di legge. Nel senso che, allora, innanzitutto, do per scontato che tutti voi sappiate cos'è il reato di riciclaggio. Comunque ho fatto una slide. Fondamentalmente il riciclaggio è tutto quell'insieme di attività che serve a convertire, trasferire, occultare, dissimulare la provenienza di denaro di provenienza illecita. Per cui, perché vi sia riciclaggio, è ne necessario che le somme che vengono utilizzate siano derivanti dalla commissione di un reato. Ed è riciclaggio anche detenere, acquistare beni o risorse che provengono da un'attività criminosa e partecipare a queste attività. Allora, l'articolo 10 del decreto legislativo 231-2007 ovviamente individua dei destinatari, diciamo,
degli obblighi anti riciclaggio. Allora, per la maggior parte questi destinatari sono le banche, i professionisti, i commercialisti e i revisori contabili. Diciamo, questi soggetti che quindi in un certo senso supportano le aziende e i privati nell'investimento, nel reinvestimento e nella gestione delle proprie risorse finanziarie, sono obbligati a, come dire, verificare la provenienza dei fondi e definire un profilo di rischio dei propri clienti. Invece, l'articolo 10,2, lettera G del decreto legislativo 231-2007 dice che gli uffici della pubblica amministrazione sono tenuti, hanno degli obblighi in tema di antiriciclaggio che non consistono nella profilazione dei soggetti con cui hanno dei rapporti, chiamiamoli, finanziari. Ma questi obblighi sono, diciamo, limitati al fatto di segnalare al ufficio, al UIF, che è un ufficio di contrasto al riciclaggio, creato all'interno della Banca d'Italia, quindi segnalare all'ufficio di informazione finanziaria i casi di operazioni che sono sospette di riciclaggio. Allora, chiaramente viene da dire, ma come fa una pubblica amministrazione a capire se i soggetti che hanno rapporti con lei possono mettere in atto attività di riciclaggio? Di fatto, la pubblica amministrazione non è una banca e in rarissimi casi la pubblica amministrazione riceve soldi dai cittadini e nei rari casi in cui riceve soldi non li investe a favore dei cittadini. Quindi del singolo, ma li reinveste per la collettività, cioè la pubblica amministrazione non è un mediatore, non è un soggetto che può reinvestire gli utili di attività illecita. La pubblica amministrazione ha, voglio dire, altri scopi statutari. Proprio per questo motivo il decreto 231-2007 prevedeva che venissero definiti degli indicatori di anomalia per supportare le pubbliche amministrazioni e quindi dire alla PA in quali settori era possibile individuare casi di sospetto riciclaggio e quali erano, diciamo, le anomalie riscontrabili. Il decreto 231 è del 2007, il decreto del Ministro degli Interni che ha definito questi indicatori è, come abbiamo detto all'inizio, del settembre 2015. Faccio una piccola pausa, intanto conto sulle dita delle mani quanti anni sono passati, quanti anni passano dal 2007 al 2015, 8 anni. In questi 8 anni è stato fatto molto poco. Nel 2013, a un certo punto, il comune di Milano, che sicuramente è un'amministrazione che ha una, dire, una struttura organizzativa robusta, decide, anche in assenza di indicatori di anomalia, di istituire un proprio ufficio di lotta al riciclaggio all'interno della propria direzione centrale entrate e lotta all'evasione. Fondamentalmente, cosa fa il Comune di Milano?
cerca di applicare quelle che erano state le esperienze fatte non solo a Milano ma anche a Corsico, quindi applica l'esperienza maturata nel contrasto all'evasione fiscale al riciclaggio. Quindi crea questo ufficio di lotta al riciclaggio che è una struttura che ri riceve, come vedete, una serie di informazioni dall'esterno, da parte della polizia locale, da altre istituzioni, dai cittadini, ed è un ufficio che incrocia queste segnalazioni, queste indicazioni, ancora una volta con la banca dati del comune. Quindi, e che attraverso poi la polizia locale fa degli approfondimenti. Fondamentalmente il modello di intervento del Comune di Milano per il contrasto al riciclaggio è del tutto simile al modello di intervento che abbiamo visto prima per il contrasto alla corruzione. Cioè il Comune è obbligato a inviare alla banca d'Italia, all'ufficio di informazione finanziaria, i casi di attività a rischio di riciclaggio. Però come può fare? Lo può fare, e questo è stato un po' l'approccio del Comune di Milano, cercando di analizzare bene i dati di cui entra in possesso nel corso delle proprie attività. Per cui il Comune di Milano ha definito anche una serie di indicatori di anomalia e una serie di aree, diciamo, di settori in cui era più probabile individuare dei casi di riciclaggio, e poi nel 2014 è stato costituito in Lombardia un tavolo tecnico, ma cui ha partecipato appunto Comune di Milano, Banca d'Italia, una serie di comuni lombardi, Corsico, Brescia, Villa Santa Pavia, che avevano, diciamo, anche loro cominciato esperienze simili, ANCI, avviso pubblico e agenzie delle entrate, un tavolo tecnico che diciamo, che ha avuto il compito di definire la bozza degli indicatori di anomalia che dovevano essere poi emanati per tutta l'amministrazione con un decreto del Ministero dell'Interno. Quindi se voi andate su internet e cercate, anzi meglio sulla Gazzetta Ufficiale, decreto del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015, voi trovate questo decreto che contiene gli indicatori di anomalia che possono agevolare vuol dire, la vostra pubblica amministrazione per individuare le cosiddette SOS, diciamo, le operazioni sospette di riciclaggio. Quindi questi sono, diciamo, gli indicatori costruiti sulla base dell'esperienza del Comune di Milano e che poi sono stati, diciamo, ulteriormente valutati ed affinati insieme alla Banca d'Italia. Il decreto prevede appunto che la pubblica amministrazione, sulla base di questi indicatori di anomalia, invii delle SOS, quindi delle segnalazioni di operazione sospetta, SOS, no? E prevede che venga nominato un soggetto gestore delle segnalazioni, quindi ci deve essere una struttura centralizzata che poi invia queste segnalazioni. Nel decreto si ipotizza che questo gestore possa coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione.
So che in questo momento i responsabili della prevenzione della corruzione d'Italia si staranno dicendo grazie, ci mancava solo questa. Ed è quello che effettivamente io ho sentito dire a molti segretari dei comuni, cioè è già difficile applicare la 190 se adesso ci viene anche richiesto di gestire la prevenzione del riciclaggio ai sensi del decreto legislativo 231-2007, beh, è un po' la situazione potrebbe farsi un po' critica. Ad ogni modo, prima diciamo di discutere se sia o meno possibile per una pubblica amministrazione concentrare sul responsabile della prevenzione, anche il ruolo di gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio. Diciamo, prima di fare questo, cerchiamo però un attimo di capire bene cos'è un indicatore di anomalia. Allora, un indicatore di anomalia è una descrizione, quindi gli indicatori sono descrittivi. Ciascun indicatore descrive una situazione in cui succedono cose strane, cose che di norma non succedono. Gli indicatori di anomalia che voi trovate nel decreto 25 settembre 2015 sono moltissimi, però sono tutti, diciamo, puntualmente elencati all'interno del decreto. Per esempio, è un indicatore di anomalia la richiesta di una operazione, a un ufficio della pubblica amministrazione dislocato in una località del tutto estranea all'area di interesse dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione. Cioè, che cosa ci dice questo indicatore di anomalia? È che di norma gli operatori economici, a meno che siano multinazionali o aziende con più sedi sul territorio, si rivolgono per avere autorizzazioni oppure per partecipare a gare nel territorio in cui ha sede la loro sede legale o operativa. Il fatto che alcune attività vengono messe in atto in luoghi molto lontani dalla sede dalla residenza legale oppure operativa del operatore economico potrebbe essere indicativo del fatto che si stanno facendo attività illecite. Oppure la richiesta di accredito di somme su rapporti bancari o finanziari sempre diversi. Anche questo, secondo il decreto, può essere un indicatore di anomalie del tentativo probabilmente di utilizzo di molti rapporti bancari, magari a fini di riciclaggio. Chiaramente queste anomalie ci dicono che le attività potrebbero essere a rischio riciclaggio, non ci danno la garanzia, cioè sono degli indicatori di rischio. La ricorrenza, l'esistenza di un indicatore di anomalia non ci dice che sicuramente qualcuno sta facendo riciclaggio. Ovviamente sono necessarie poi delle ulteriori valutazioni ed analisi. Questo significa che se una ditta che ha sede a Bolzano va a fare delle attività economiche in Sicilia o viceversa, se un'azienda che ha sede in Sicilia va ad investire in Friuli Venezia Giulia, non è detto che automaticamente questa cosa venga fatta per
a fini di riciclaggio, però come dire, le cronache giudiziarie insegnano che tendenzialmente non si riciclano i proventi di di un'attività illecita nel luogo in cui quei proventi sono stati generati. Per dirla tutta, per esempio, le mafie reinvestono i proventi delle attività criminali svolte nei loro territori diciamo di nascita, quindi per esempio la mafia reinveste i proventi derivanti magari da attività di spaccio racket fatti in Sicilia, preferibilmente nelle regioni del nord. Allora, questi indicatori di anomalia sono molto simili ad alcuni, per esempio, fattori di rischio che noi troviamo anche quando si fa prevenzione della corruzione. Che cosa ci dice il Piano Nazionale Anticorruzione? Che se per esempio, se un'attività affidamento lavori viene frazionata, potrebbe esserci il rischio di un tentativo, cioè, può darsi magari che il frazionamento è stato fatto per favorire qualcuno. Chiaramente però non è che tutti gli affidamenti di lavoro frazionati nascondono dietro la corruzione. Diciamo che le anomalie servono per cercare di approfondire e cercare di capire perché quel soggetto ha adottato quel particolare comportamento. Quindi, quando si rileva una anomalia, è sempre necessaria una verifica e solo a seguito della verifica è possibile fare una segnalazione. Allora, gli indicatori di anomalia contenuti nel decreto sono interessanti perché alcuni sono generali, altri invece sono indicatori specifici che dicono dove, quindi in quale area delle proprie attività una pubblica amministrazione potrebbe trovare, diciamo, potrebbe individuare delle operazioni sospette di riciclaggio. Questi settori sono i settori dei controlli fiscali, degli appalti e dei finanziamenti pubblici. Quando in questi settori, dice il decreto, si trovano queste cose, quindi un'incoerenza fra l'attività o il profilo economico del soggetto che opera, no? Quindi quando un soggetto svolge delle attività che non sono coerenti con il suo diciamo con la propria natura di impresa. Quando all'interno specialmente del settore degli appalti ci sono delle attività che vengono svolte in assenza di qualsiasi giustificazione economica. Oppure quando all'interno di questi settori l'amministrazione si accorge che un soggetto che sta interagendo con lei compie delle scelte che sono inusuali, illogiche, complesse, di valori molto elevati, ecco, si dovrebbe accendere la lampadina e dovrebbe, come dire, avviarsi il processo di verifica di eventuali rischi. Vi cito alcuni di questi indicatori di anomalia che valgono per tutte le pubbliche amministrazioni, poi chiaramente non è detto poi che tutte le amministrazioni poi svolgono sempre
le stesse attività nei medesimi settori. Dice il decreto che sono indicatori di anomalia che ci dicono magari il possibile rischio di riciclaggio nel settore dei controlli fiscali, per esempio l'emissione o il pagamento di fatture per operazioni che paiono inesistenti oppure di importo sproporzionato rispetto allo stesso prezzo che viene pagato sul mercato, oppure operazioni commerciali fatte verso paesi esterni alla Unione Europea, oppure la ricezione frequente di rilevanti disponibilità finanziarie da parte dell'estero. Settore degli appalti pubblici. E questo è uno di quelli che secondo me mi interessano di più perché qui gli indicatori sono molto chiari. Se un operatore è anomalo che un operatore partecipi a una procedura di affidamento di lavori pubblici in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, specialmente in riferimento alla propria dimensione aziendale. Diciamo, non sempre gli appalti della pubblica amministrazione, quindi non sempre la pubblica amministrazione definisce gare che sono dal punto di vista convenienti per l'operatore economico. Anzi, essendoci sempre meno soldi, spesso non è conveniente per l'operatore economico partecipare alla gara. Ecco, se nonostante la non convenienza economica arrivano lo stesso le offerte, potrebbe essere una anomalia. Gli indicatori di anomalia non valgono da soli, vanno sommati. Se appunto se un operatore economico partecipa a una gara senza alcuna convenienza economica e se in quella gara viene presentata una sola offerta e se, altra cosa, oppure se ci sono dei ripetuti affidamenti allo stesso soggetto, che non sono giustificati, ecco che la somma di questi indicatori ci dice che potremmo essere davanti a un caso di riciclaggio. Perché gli indicatori sono fatti così? Perché fondamentalmente alcune, diciamo, in certi casi per le operazioni di riciclaggio consistono nel svolgere attività che non sono convenienti dal punto di vista economico, con il solo obiettivo di riversare all'interno di quelle attività i proventi delle attività illecite. Per dirla in un modo molto banale, se io ho dei soldi da riciclare, un modo semplice per farlo è quello di aprire un'attività commerciale, investire questi soldi dentro all'attività commerciale. Poi non preoccuparmi molto se l'attività va bene o male, perché poi io dopo aver aperto questa attività commerciale, magari dopo un anno la metto in vendita e quindi in un certo senso rientro dei soldi che ho, che ho investito, ho quindi investito soldi sporchi in un'attività commerciale, la vendo e a quel punto lì mi ritornano indietro soldi puliti. E infatti noi abbiamo che nel settore dei contributi pubblici, immobili e commercio, abbiamo questi indicatori di anomalia. Ripetute cessioni di licenze per attività commerciali, quello che dicevamo prima, quindi acquisto una licenza e avvio un'attività solo per
farvi confluire soldi sporchi da ripulire, oppure acquista e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, con una grande variazione fra il prezzo di vendita e prezzo di acquisto. Acquisto e vendita di immobili, questa è un'altra strategia di riciclaggio. Io ho dei, diciamo, dei. Io devo riciclare dei proventi illeciti, mi accordo con un soggetto terzo che acquista un immobile nel 2015, nel 2016 io gli compro l'immobile, quindi compro a questo soggetto l'immobile che lui ha comprato a un prezzo molto superiore. Io sto pagando l'immobile a un prezzo molto superiore perché cerco di investire in questo immobile una grossa parte dei miei proventi illeciti. A questo punto io divento proprietario dell'immobile, che a sua volta posso rivendere, e il soggetto che era d'accordo con me, che ha lavorato, diciamo, che aveva acquistato l'immobile, poi magari farà partire, diciamo, quei soldi che ha guadagnato, magari li metterà al sicuro in qualche conto cifrato, in qualche paradiso fiscale, poi quei soldi verranno reimmessi, riportati in Italia, diciamo, attraverso una serie di società create appositamente per avere diciamo, rapporti commerciali con l'estero. Detta così sembra una fantasia, in realtà capita così, cioè le strategie di riciclaggio sono infernali. Quindi, diciamo, spesso e volentieri ci sono appunto delle attività, quindi la semplice compravendita può essere anomala proprio perché dietro quindi la necessità di fare buoni affari nasconde, oppure cattivi affari, nasconde la ne necessità di far muovere il più possibile le risorse finanziarie. In modo tale da far perdere le loro tracce, ecco. Ma senza parlare appunto di queste, diciamo, di queste movimentazioni di soldi legate magari al riciclaggio internazionale che io non vi so spiegare bene. Nel senso che una persona che fa antiriciclaggio nelle banche sicuramente ve le saprebbe spiegare meglio di me, da un lato. E poi dall'altro non è detto magari che voi, come pubblica amministrazione, vi troviate a essere spettatori di casi così eclatanti di riciclaggio su vasta scala. Quindi direi, non parliamo di questo, parliamo di un caso invece di una particolarità che ci interessa di più ai fini del nostro corso. E il fatto è questo, alcuni indicatori di anomalia che sono specifici del settore degli appalti, quindi alcuni indicatori di riciclaggio del settore degli appalti, sono proprio gli stessi indicatori che noi troviamo nella prevenzione della corruzione come attività a rischio di corruzione. Cioè si è sempre detto che se le tempistiche di un bando sono eccessivamente brevi, se i requisiti di partecipazione al bando sono eccessivamente restrittivi, se vi è un frazionamento ingiustificato degli affidamenti,
se dopo l'affidamento, quindi in corso d'opera, ci sono frequenti modifiche delle condizioni contrattuali, quindi se noi abbiamo molte varianti in corso d'opera, se durante l'esecuzione dei lavori oppure la fornitura del servizio ci sono molte proroghe o aumenti di costi ingiustificati, oppure se uno stesso soggetto si aggiudica numerose gare presso lo stesso ente, ecco, ci hanno sempre detto che questi sono dei fatti che ci indicano che ci potrebbe essere probabile corruzione. Ecco, quello che ci dice il decreto 25 settembre 2015 è che queste stesse cose non solo ci indicano un possibile rischio di corruzione, ma ci indicano anche un possibile rischio di riciclaggio. Questi stessi indicatori sono indicatori di rischio sia di corruzione che di riciclaggio. Questo perché? Perché, come abbiamo visto prima, corruzione e riciclaggio sono fenomeni criminali contigui. Spesso la corruzione è un modo anche per riciclare. Cioè, se serve anche per riciclare risorse. Se io sono un'azienda che è stata creata, che ha molti, molti fondi, molte risorse economiche che arrivano da attività illecite, chiaramente avrò una grossa disponibilità economica di fondi neri da investire nella corruzione. Quindi che cosa ci dicono questi indicatori di anomalia antiriciclaggio applicati al settore degli appalti? Che spesso, cioè, che sarebbe opportuno chiaramente individuare all'interno dell'amministrazione tutti i casi di corruzione, tutte le situazioni a rischio. Però ci dice anche questo decreto che bisognerebbe anche cercare di capire quando c'è solo corruzione e quando invece alla corruzione si accompagna il riciclaggio. Perché allora in quel caso lì le segnalazioni sono da fare in due direzioni. Se rilevo un caso di corruzione farò la denuncia alla magistratura e alla Corte dei Conti e farò anche però una segnalazione di operazione sospetta alla Banca d'Italia. Sarebbe bello, no? Ma come lo facciamo? Allora, quando il decreto del Ministero degli Interni dice di affidare il ruolo del gestore dell'SOS, quindi il gestore delle segnalazioni alla Banca d'Italia per quanto riguarda l'antiriciclaggio, ci dice il decreto, può essere individuato nel responsabile della prevenzione della corruzione, in un certo senso suggerisce questo, secondo me. Cioè che oggi poche pubbliche amministrazioni hanno al loro interno, come per esempio ha avuto il Comune di Milano, delle unità che si occupano di contrasto alla evasione fiscale. Allora, chiaramente se una pubblica amministrazione ha già un proprio ufficio che si occupa di evasione fiscale, può affidare, come ha fatto Milano, a quell'ufficio anche il compito di contrastare il riciclaggio, perché gli indicatori sono molto simili, perché i fenomeni sono molto contigui, perché se io faccio evasione fiscale automaticamente devo fare o autoriciclaggio oppure riciclaggio. Se non riciclo in qualche maniera i soldi, poi i guadagni che ho occultato me li metto nel materasso e allora non ho più un guadagno dall'evasione fiscale. Però se una pubblica amministrazione non è un comune e non è neanche l'Agenzia delle Entrate, non è neanche un ente che si occupa di controlli fiscali. Allora, quindi se una pubblica amministrazione
non si occupa di evasione fiscale, questo ufficio non ce l'ha. Invece tutte le pubbliche amministrazioni hanno, a partire dal 2012, al loro interno un responsabile della prevenzione della corruzione. E quindi c'è in tutte le pubbliche amministrazioni d'Italia una del personale che in qualche modo si occupa di prevenzione della corruzione e o raccolta di dati per la pubblicazione delle informazioni nella sezione amministrazione trasparente. Quindi c'è già qualcosa. In alcuni casi, alcune amministrazioni si sono, hanno potuto creare attorno al responsabile della prevenzione, magari uno staff di soggetti che lo supportano. In certi casi, per esempio nei piccoli comuni, c'è solo magari il responsabile della prevenzione. Per cui chiaramente ci sono delle forti differenze organizzative, no? Però tutte le pubbliche amministrazioni hanno al loro interno quella che noi potremmo chiamare una unità anticorruzione. Allora, queste unità organizzative che svolgono attività anticorruzione e di promozione della trasparenza potrebbero essere, secondo me, adibite, al contratto al riciclaggio, ovviamente con una serie di prerequisiti, chiamiamoli, cioè è possibile fare questa cosa se la dotazione organica del personale consente l'attribuzione di nuove responsabilità, a patto che questa unità organizzativa, quindi il responsabile della prevenzione della corruzione e il suo staff si specializzino nella gestione del rischio di reato, quindi deve diventare, nel senso, l'amministrazione deve avere al suo interno una unità che si occupa quasi esclusivamente di prevenzione della corruzione e del riciclaggio, a patto che siano definiti dei flussi informativi con gli uffici che possono rilevare le situazioni anomale. Quindi chiaramente il responsabile della prevenzione non gestirà gli appalti, non gestirà gli altri settori a rischio, però teoricamente dovrebbero essere già in atto dei flussi informativi dall'organizzazione al responsabile della prevenzione per la segnalazione di casi di rischio di corruzione. Ecco, questo sistema informativo va irrobustito per consentire anche il passaggio di altre informazioni. E poi è chiaramente necessario per fare questo che si adottino delle metodologie di incrocio dei dati, come abbiamo detto prima, e che insomma si promuova l'accesso alle banche dati della pubblica amministrazione. Allora, chiaramente non tutte le pubbliche amministrazioni possono fare questo, non tutte le pubbliche amministrazioni hanno una dotazione organica, quindi hanno abbastanza personale per fare questo, non in tutte le pubbliche amministrazioni si può pensare che qualcuno si specializzi a fare solo questo tipo di lavoro, e magari in molte pubbliche amministrazioni il responsabile della prevenzione è un po' isolato e non ha un continuo dialogo con gli altri settori dell'amministrazione. Per cui chiaramente se queste cose non ci sono è difficile farlo, però se la vostra amministrazione
Questi requisiti ce li ha, allora secondo me sarebbe logico pensare di incardinare l'attività di contrasto al riciclaggio facendo tesoro del modello organizzativo che vi siete dati per la prevenzione della corruzione. Quindi, in un certo senso, ecco, voglio dire, secondo me, al di là del fatto che chiaramente il decreto è uscito il 25 di settembre, quindi siamo un po' all'anno zero ancora. Da adesso in poi la pubblica amministrazione comincerà ad interrogarsi, diciamo, su come fare contrasto al riciclaggio. Però secondo me questo percorso verso il contrasto al riciclaggio non deve prevedere la creazione di nuovi centri di responsabilità, ma deve andare in un certo senso ad integrarsi con l'attività di prevenzione della corruzione, che ormai ha un ruolo, cioè dovrebbe avere un luogo ben definito all'interno delle vostre amministrazioni. Non so se sono stato poi così chiaro, no? Ecco, vorrei concludere con questo. Abbiamo parlato di indicatori di anomalia. Noi abbiamo appunto in croce dei dati e indicatori di anomalia per quanto riguarda l'antiriciclaggio, anche nel campo della evasione fiscale. La possibilità di rilevare delle anomalie, e invece per quanto riguarda la prevenzione della corruzione, non siamo, diciamo, secondo me, non si dispone ancora di strumenti così efficaci ed efficienti. Quindi, se in un certo senso il contrasto al riciclaggio, come abbiamo detto prima, potrebbe essere supportato dal punto di vista organizzativo dall'esistenza di uffici all'interno delle amministrazioni che già si occupano di prevenzione della corruzione, dall'altra parte la prevenzione della corruzione ha, secondo me, molto da imparare dall'approccio che è stato sviluppato per il contrasto al riciclaggio e alla evasione fiscale. In pratica, quello che noi non abbiamo, e dico noi non abbiamo perché io mi occupo per ora ancora soprattutto di prevenzione della corruzione, quello che noi non abbiamo è un insieme di indicatori di anomalia del rischio di corruzione, no? Ci ha fatto scoprire il decreto, appunto, sull'antiriciclaggio, che alcuni indicatori noi già li avevamo, però magari non li utilizzavamo nel modo giusto. Allora, come tutti voi sapete, l'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione del 2013 contiene degli indicatori di rischio, che sono degli indicatori di rischio però che, da quanto ho capito anche dai feedback avuti, insomma, dalle varie amministrazioni con cui ho avuto a che fare, non sono molto efficaci, non sono molto credibili. L'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2015 ha solo in parte superato questa criticità, cioè quella di non avere degli strumenti per scoprire dove stanno le anomalie. Ha soltanto, comunque, nel senso, ha soltanto introdotto dei correttivi definendo diciamo, degli indicatori di rischio ulteriori che hanno a che fare anche con il modo in cui l'organizzazione è gestita e non solo con i processi. Però, diciamo, neanche il PNA 2015 ci dà dei veri e propri indicatori di anomalia. Quindi, che cosa succede? Che l'analisi la gestione del rischio è tutta molto teorica, è tutta molto
diciamo, gioca tutto molto sull'analisi preventiva di tutti i processi, l'individuazione di potenziali livelli di rischio, però quello che manca è un effettivo monitoraggio dell'attività diciamo, delle attività gestite degli uffici per individuare laddove io ho delle possibili anomalie che potrebbero essere indicative di rischio di corruzione. Allora, quello che noi abbiamo cercato di fare, e qui parlo di un'esperienza mia, quindi vale fino a un certo punto. Allora, con ANCI Lombardia abbiamo avviato un progetto che si sta quasi concludendo, chiamato Agenda 190. All'interno di questo progetto, che era un progetto di supporto ai comuni, nell'ambito della prevenzione della corruzione, abbiamo insieme ad altri professionisti, insieme ai comuni, abbiamo cercato di definire dei fattori di rischio, degli indicatori di anomalia, diciamo, un po' più specifici rispetto a quelli del PNA e in linea un po' con il lavoro che era stato fatto anche nel campo del contrasto all'evasione fiscale e del riciclaggio. Allora, mancano solo 10 minuti, quindi vado avanti un po' veloce. Innanzitutto abbiamo cercato di individuare quelli che sono i processi tipici di un comune. Io ve li elenco qui, non ve li leggo perché interesserebbero soltanto a chi, diciamo, lavora all'interno di un comune. Però noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo scoperto che esiste la prassi di riferimento 5-2013 dell'UNI, quindi dell'Ente Nazionale di Normazione, che è gratuitamente scaricabile dal sito di UNI, che definisce diciamo, gli indicatori di prestazione delle amministrazioni locali, quindi è una prassi che serve per la gestione della performance. Questa prassi di riferimento però al suo interno elenca i processi di governo, i processi operativi e i processi di supporto tipici di un ente locale. Io qui ve li ho elencati, comunque voi scaricando la prassi li vedete gratuitamente. Vengono molto utili oggi che, come voi sapete, ANAC dice che la pubblica amministrazione deve fare la mappatura di tutti i suoi processi, quindi questi sono un buon punto di partenza. Ma al di là dei processi, abbiamo cercato di individuare dei fattori di rischio, degli indicatori e delle aree di impatto. Quindi fa fattori di rischio, cose che facilitano la corruzione. Cause di corruzione sono quelle che ANAC chiama nel PNA 2013 cause della corruzione, degli indicatori di rischio, di anomalia, che invece ci dicono che forse qualcosa che non va nel processo c'è già, quindi sono conseguenti alla corruzione e delle aree di impatto per definire l'impatto della corruzione. Sono in totale 12 fattori di rischio, 8 indicatori e 6 aree. Ve le dico molto velocemente. Sono fattori di rischio le carenze di indirizzo, le carenze gestionali, e le carenze operative. Quindi, se soggetti che operano all'interno dell'amministrazione non giocano bene il proprio ruolo, non c'è corruzione, ma c'è rischio che qualora, vuol dire, c'è il rischio che l'organizzazione sia vulnerabile. Carenze organizzative, chiara definizione dei mancanza di una chiara definizione dei poteri e delle responsabilità,
carenza di controllo. Il fatto che un certo processo coinvolge dei soggetti esterni, le informazioni, il fatto che un certo processo, perché chi gestisce un determinato processo sia in possesso di informazioni che può passare a soggetti esterni. Gli interessi, il fatto che il processo possa non solo favorire, come dice il PNA, ma anche danneggiare degli interessi privati. L'opacità nelle scelte, le regole poco chiare, la rilevanza economica intesa come quante risorse a bilancio per quel processo. Il monopolio interno, il fatto che quel processo sia sempre gestito dagli stessi soggetti, ecco, questi sono fattori di rischio. Sono, diciamo, cose che noi abbiamo dentro all'amministrazione e che ci rendono vulnerabili. Ci sono invece poi gli indicatori di anomalia. Se facendo in questo caso, una verifica, un audit, un monitoraggio, io mi accorgo che le scelte compiute nel processo sono arbitrarie se messe in relazione agli obiettivi del processo. Se ci sono dei frazionamenti che non sono giustificati, se quel processo coinvolge sempre gli stessi soggetti esterni, se all'interno del processo ci sono già evidenziati casi di sanzioni disciplinari, di violazioni del codice di comportamento o anche reati di corruzione. Se quel processo genera reclami, cioè un alto numero di ricorsi, lamentele per il servizio, se le tempistiche di avvio, sviluppo, conclusione del processo sono anomale rispetto alle tempistiche medie, se l'output del processo, come abbiamo visto prima, se per esempio nel caso degli affidamenti, se io ho molte varianti, quindi se l'output del processo subisce numerose modifiche, ecco, questi potrebbero essere degli indicatori di rischio di corruzione, cioè c'è già qualcosa che non va dentro al processo, potrebbe non essere corruzione, potrebbero essere criticità di tipo organizzativo, che però vanno risolte. Poi abbiamo individuato delle aree di impatto. Su cosa impatta la corruzione? Sulla reputazione dell'amministrazione, benissimo, questo ce lo dice anche il piano nazionale, ma la corruzione impatta anche sull'organizzazione, sulla libera concorrenza, sulla spesa pubblica, sulla qualità delle opere pubbliche e sull'impatto, quindi è la corruzione ha anche un impatto sul modo in cui vengono allocate le risorse pubbliche, cioè in un ambiente corrotto, diciamo così, un'amministrazione corrotta tende, se può, a mettere più soldi in quelle attività da cui ci può essere un guadagno maggiore in termini corruttivi. Allora, questa metodologia qua che noi abbiamo sviluppato vuol dire poco, è un work in progress, deve essere ancora completata e in un certo senso testata. Qual è però il messaggio che volevo darvi così chiudendo? E che secondo me anche per quanto riguarda la corruzione noi dobbiamo in un certo senso dobbiamo cercare di utilizzare quegli strumenti che sono già stati utilizzati per l'evasione fiscale e il riciclaggio. Dobbiamo darci degli indicatori chiari, degli strumenti di analisi chiari. Perché quello che ci deve preoccupare di più non è tanto capire teoricamente e a priori dove io ho il rischio maggiore,
ma dobbiamo soprattutto capire dove io, attraverso un controllo, posso individuare il prima possibile delle anomalie. Perché da un lato chiaramente è importante, come ci diceva il PNA, ridurre la probabilità che vengano messi in atto atti di corruzione. Però un altro degli obiettivi generali del PNA 2013 era aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione. Ecco, con degli indicatori di anomalia è possibile cercare di rilevare il prima possibile quelle situazioni di irregolarità che o sono, voglio dire, o comunque ci fanno lavorare male, oppure potrebbero essere prodromiche a fatti illegali. Dunque, io oggi ho balbettato più del solito, quindi mi scuso. Forse perché era anche un argomento molto nuovo, e anch'io sapevo di dover essere più chiaro possibile. Vi ringrazio per l'attenzione. Cercherò di rispondere alla maggior parte delle vostre domande online. Grazie mille a tutti.